Buonasera ragazzi, per la terza puntata di Cinepatia. Questa sera sono contentissimo di ripartire insomma con lo schermo direttamente diviso qua con l'amico appassionato enciclopedia, ma enciclopedia del cinema sapete che è riduttivo perché non rappresenta veramente la passione che ha dentro l'amico Alessandro Ponziani con me per una serata speciale. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. Comunque la passione è di tutti, perché sia di noi che facciamo il programma e di chi ci ascolta, perché lo vedo dai commenti, da quello che scrivono. Assolutamente. Ciao a tutti. E spero che insomma cresca, perché ci mettiamo veramente l'impegno e la ricerca di contenuti che magari non sono immediati, ecco, non saranno immediati, come parzialmente ingiustamente secondo me è il caso di stasera, però insomma questa sera andiamo direttamente con la mannaia, come Tom Savini lì che avete visto nella prediretta chiudere con una mannaiata sulla testa dello zombie. Andiamo a parlare di un regista che secondo me è nell'Olimpo, ma forse un po' ingiustamente non riconosciuto nell'Olimpo, ovvero Abel Ferrara. Che mi dici, Alessandro? Dico che è un regista che ha portato molto se stesso, forse più di altri, nei film da diretto, perché comunque lui ha una storia di tossicodipendenza e di alcolismo, che in un certo senso nel suo caso è stato un modo per liberare la mente, è stato un motore di creatività, fuori discussione questo, perché lui stesso ha detto che queste esperienze lo hanno aiutato a creare il cinema. A fare cinema. Chiaramente uno dei temi principali che lui ha affrontato è quello di cui parliamo stasera, cioè la dipendenza, tutte le sue sfaccettature, perché come ho detto lui è stato dipendente dall'eroina, dall'alcol, era arrivato a bere qualcosa come 40 birre un giorno mentre girava il film. Okay. Quindi era una persona che sapeva forse che di non reggere l'alcol fino in fondo, ma ne aveva bisogno. Sì. Che è un po' quello che lui dice, quello che lui vuole dire attraverso i suoi film. Che cos'è la dipendenza? Il problema si è spostato da andando a capire che cos'è il male, dalla responsabilità di Dio a quella del cuore. Okay. Quello che lui vuole far capire è che è un falso problema quello di dire che la responsabilità del male è di Dio, la esatto. responsabilità del male è dell'uomo, punto. Perché peccano, e lui fa molto bene questo discorso del peccato e della redenzione, perché hanno una propensione a fare del male. Esatto. E quindi lui ha sviluppato questa tematica in tutta la sua filmografia. Certamente in alcuni film piuttosto che in altri, perché per esempio se parliamo di dipendenza ci viene subito in mente un grande capolavoro degli anni 90 suo, ma proprio del cinema, che è di Addiction. Esattamente, sì.
in cui viene sviluppato poi praticamente in un bellissimo monologo centrale esattamente quel discorso del fatto che noi, come dire, non facciamo del male perché il male ci trasporta, ma perché effettivamente siamo cattivi, siamo peccatori, sì, nell'intimo, esatto. Insomma. Dice proprio, noi non facciamo il male perché siamo peccatori perché facciamo il male. Esatto. Quindi chiaramente lui ci sta dicendo che dobbiamo prenderci la responsabilità del fatto che ci scorgeremo il male. Sì. Sì. Tanto più che il beatificio c'era metafora di battesimo e quindi appunto c'è questa protagonista che è una straordinaria Minidello, la quale è una studentessa di filosofia che deve dare una tesi in filosofia e sta studiando non solo la filosofia ma anche il male, i massacri che durante la storia sono stati fatti dall'uomo, e si rende conto anche assistendo a dei seminari con una sua amica, vedendo le foto di questi massacri, che è irredimibile la malvagità umana. Non c'è modo di arrivare a una redenzione che sembra sempre ad un passo dall'essere acciuffata, ma non ci si riesce mai ad averla veramente. Lei a un certo punto viene morsa da una vampira, una donna che paradossalmente infatti dietro che ha una bella sorra che ha il nome particolare che si chiama Casanova, questo vampiro che morde Lilitello. Quando Lilitello gli dice perché l'hai fatto, alla bella storia gli risponde perché me l'hai permesso. Esatto. Tu con la tua passività hai permesso che il male si verificasse. Hai permesso che quello che è accaduto accadesse. Quindi è chiaro che con questa scena, tra le altre cose, una delle grandi scene stupende del film, questo bianco e nero spettrale, Ferrari stia dicendo: prenditi la responsabilità una buona volta del fatto che tu sei una vittima, ma scegli anche di esserlo. Sei una vittima perché non ti opponi come dovresti e non sei controcorrente, ti fai trasportare, sei passivo. Quindi questa è una bella storia in questa scena, e chiaramente il corpo della protagonista cambia, così come cambia la sua mente, e lei ha un altro incontro memorabile con Christopher Walken, che ha bisogno di presentazione. Che fa un personaggio che ha un nome ironico secondo me, perché si chiama Pena in latino, ma ha imparato a gestire la sua volontà di sete, la sua sete. Sì. Lui è uno di quei vampiri che è riuscito a gestirsi, mentre invece guarda l'Imitego e le dice: tu sei una divinità perché non sai opporre resistenza alla tua sete, al tuo desiderio di fare il male. Ne sei passiva, lo subisci, non lo controlli. Esatto. E quindi lui la ospita dentro casa sua, ma la tratta come una novità. Sì, è un riferimento all'accettazione ed è un riferimento alla consapevolezza, insomma, proprio come dicevi prima, della nostra condizione di peccatori. È un po' come l'aprire la porta veramente simbolicamente al vampiro. In questo caso l'aprire la porta non è un aprire una porta di casa, ma è un aprire una porta spirituale, insomma. Spirituale, certo. Sì, è come dire: è vero, io avrei in teoria il libero arbitrio, ma non riesco ad esercitarlo. Esatto. Sono purtroppo succube dei miei istinti. Ok. Quindi, della mia protezione a fare del male, tanto più che poi non l'ha sviluppato solo chiaramente in questo film, che è un film anche di genere horror alla fine, sì. Ma il film più, non solo, anche ma il film più dichiaratamente metropolitano,
che descrivono lo spazio delle città, e in questo senso un living simbolo è praticamente dove c'è un altro immenso attore come Harvey Keitel, il quale è schiavo delle sue tentazioni, è schiavo della droga, è schiavo del sesso, è schiavo della corruzione, è un poliziotto e non è un dettaglio di secondo piano. No, per niente. È uno di quelli che quando entra in una stanza lo fanno passare perché è dato il tenente. Sì. Quindi in teoria dovrebbe rappresentare l'ordine, ma in pratica è un peccatore, come dice Ferrara. E Ferrara tale lo descrive. Ecco, questa è una scena che lui beve, ma come ho detto si droga. C'è anche una scena che è rimasta famosa, poi è stata tagliata e reintegrata, e quindi si cura, quindi cioè proprio, si vede proprio il momento in cui si droga, ma si vede non per compiacimento, ma perché Ferrara vuol far vedere quanto questa persona poi si faccia di male. Sì, lui è un po' come l'anima della città condensata in una singola persona che per di più dovrebbe anche tenere l'ordine, ma praticamente è immersa in quell'anima della città, insomma, tentacolare qua è simbolico e anche, come dire, trito come tipo di termine, però in effetti è completamente avvolto. E quando si dice la metafora del sembra che ci sia poca differenza tra un poliziotto e un criminale in taluni ambienti, effettivamente lui, secondo me lui va oltre, perché in realtà lui rappresenta una sofferenza umana che poi li sublima tutte queste immagini, insomma, perché c'è un po' più, sì, di scambio magari in The King of New York, vedremo, fra quello che è la vita normale e il criminale, ma tra l'altro è una città che ha degli aspetti, dicevamo prima in backstage, che veramente sono passati, cioè è un cinema che ha una sensazione visiva e di pancia, che tu giustamente mi dicevi, mi piace ripeterlo qua adesso questa sera, cioè in diretta, probabilmente non sarebbe stato, come dire, reinterpretato in questa maniera oggi, e io ti ho detto non sarebbe stato reinterpretato neanche da lui, che è maestro in realtà di una certa perdizione portata sullo schermo. Quindi è vero, bravissimo, sì, è vero, è vero, è maestro di una certa perdizione, della perizia con cui porta sullo schermo quello sparimento. Perché poi secondo me di questo si tratta soprattutto, lui che è sconvolto non tanto dal male che già conosce, perché sì, purtroppo lo respira ogni giorno, ma dal bene. Esatto. Quando la suora viene violentata e risponde però al male con bene, perdonando chi l'ha fatto, quei ragazzi, lui rimane nel dito sconvolto. Esatto. E si chiede se è possibile fare un gesto del genere. Chiaramente è possibile, in teoria, pure raggiungere la redenzione, tra virgolette. Io adesso faccio quasi una bestemmia spirituale, però è quasi un film che insegna alcuni dettami di un certo approccio spirituale orientale, mi verrebbe a dire quasi, quasi buddista, perché non è una questione di redenzione in quanto perdono porgi l'altra guancia, è proprio una questione di crescita spirituale personale che sembrerebbe impossibile in quelle atmosfere di quella New York lì, cioè qualcosa... È vero, sì, secondo me è vero, è una cosa molto più dolorosa di quello che potrebbe apparire, perché chiaramente a un certo punto, in una scena memorabile, arriva il nulla contro il crocifisso e gli dice: tu dove cazzo eri? Esatto. Rivolto a Gesù, mentre io e altri stavamo così male. Esatto. Quindi è quello di del cattivo tenente, un grido di disperato dolore, dopo che però è passato per quell'esperienza di aver visto una suora, una ragazza, una donna,
perdonare quei ragazzi che gli hanno fatto del male con queste parole: li perdono perché anche il loro era un grido d'aiuto. Esatto. Pensa che cosa arriva a dire questa suora. E lui non ce la fa. Per lui è troppo questo. E lo spinge alla follia, quasi. Questo credo Accetta, che vai, vai, no, prosegui. dico, accettare che ci sia al mondo una persona in grado di tale gesto, per lui è troppo. Quindi, qui c'è la famoso nudo frontale di Gaide, che rientra in quello che dicevi tu. Lui adesso non so se sarebbe in grado di farlo, né fisicamente né mentalmente. Secondo me più mentalmente infatti che fisicamente, perché al di là di tutto è proprio... Ma questo c'è un passaggio di consegne, infatti secondo me nell'urlo non c'è niente, niente, niente di blasfemo, No, ma c'è un passaggio di consegne fra la responsabilità donata a Dio e un'acquisizione di responsabilità personale, che poi è il fulcro, voglio dire, di certe religioni orientali, ma secondo me, adesso questa è un'opinione personale, è anche il fulcro di una vera responsabilità spirituale, che lui però non effettivamente non bravo. riesce ad accogliere. Secondo me, hai usato un'espressione veramente bella, perché responsabilità spirituale è proprio questa che descrive Terrano. Lui diventa responsabile delle sue azioni per la prima volta, forse. Cioè, si Esatto. rende conto che quello che ha fatto fino a quel momento, compreso urlare i figli nella scena iniziale, siete uomini utopi, ti ricordi che dei figli, Sì, certo. qualcosa di sbagliato, e se ne rende conto a contatto con il bene, col perdono, non con il male. Attenzione, Con il lui è bene. attraverso con il bene, Sì. e ti devi accettare che, come esiste il male nella vita, esiste pure il bene, Esatto. E e che è quindi un... deve capire che lui ha fatto del male, lo capisce solo quando vede il bene. E che può essere una libera scelta e quindi non determinata da una predeterminazione, come dire, di Dio, insomma, quindi Di Dio, certo. E vabbè, da questo punto di vista, cioè, abbiamo già snocciolato, secondo me, alcuni dettagli che rendono Abel Ferrara, al di là dell'abilità cinematografica, al di là di quello che è il suo approccio rispetto alla realtà, abbiamo già snocciolato una serie di dettagli che ne fanno sicuramente un regista difficile, va, passami questo termine, però in realtà, come accade spesso per tantissimi registi che scrivono e che fanno regia dalla pancia, in realtà queste cose lui te le mette esattamente davanti agli occhi, cioè te le espone con una chiarezza Sì, clamorosa, ecco, perché... quasi difficile da digerire, Eh sì. perché per tornare al suo cinema, è anche ironico, ecco, Sì. appunto, perché quando dà a Christopher Walken nel film King of New York il nome di Frank White, Sì. cioè Frank Bianco, Sì. in italiano, che sta dando un nome che di solito si associa alla purezza, ma a Esatto. una persona che è tutt'altro che pura, perché comunque nel film lui torna dalla galera, però vuole pure lui a tutti i costi la redenzione, perché vuole avere dei soldi, fare soldi in fretta per donarli a un ospedale per Esatto. bambini. Quindi la sua idea sarebbe di fare il bene disperatamente. Qui c'è il video che mette gli occhiali perché cambia dopo quel morso, non è più la stessa studentessa innocente che era prima. Dopo quel morso fa un salto mentale, si rende conto che sta marcendo sia interiormente che mentalmente.
l'unico modo che ha per raggiungere un certo stato di illuminazione è finire in ospedale, pensa. Stare in un letto d'ospedale con quella poca luce che filtra, ti ricordi quella scena bellissima Sì, dalle sì. persiane? Quelle persiane, quella luce che illumina il crocifisso, anche molto, secondo me, sarcasticamente, Eh beh, volendo, necessariamente sì, credo, in questo film, sicuramente. perché lei arriva in questo stato tremendo dopo che c'è stata quella famosa orgia vampiresca, no? Alla festa della sua laurea. Perché Sì. lei a un certo punto guarda il rettore nel viso e gli dice: benvenuto, adesso metterò in pratica quello che ho imparato. Finalmente, adesso vi farò vedere che non ho solo studiato qualcosa sui libri, vi farò vedere che ho pure imparato qualcosa. È impressionante perché io quando lo vidi per la prima volta da ragazzino, The Addiction, ignorante in materia cinematografica molto di più di quanto lo sia oggi, ero convinto di stare per vedere, non conoscevo Abel Ferrara, non avevo ancora visto Il Cattivo Tenente, insomma, non avevo idea, non avevo visto King of New York, di cui parleremo ovviamente anche. Ma non avevo visto MES 45, insomma, ero convinto di vedere un film horror, ma mi ricordo che mi deluse perché probabilmente non avevo ancora, come dire, i contenuti, non avevo gli strumenti, ecco, per capire che cosa lui vuole far vedere attraverso l'horror, perché è vero che è un film di genere, ma in realtà è un film ancora una volta di analisi personale, di introspezione veramente profonda, ecco, più che. Assolutamente, perché è del 95, quindi anche io l'ho visto che ero più piccolo, e sì, in effetti secondo me per lui il genere, l'horror, era per lui il contenitore più adatto per il tipo di discorso che voleva fare, perché se doveva parlare di dipendenza, quella del vampiro è una figura fondamentale. Assolutamente. Non fosse che però quel tipo di dipendenza dal sangue che ha il vampiro, lui l'ha trasformata nel film in dipendenza dalla crudeltà e dal dolore degli altri. Esatto. Quello di cui si nutrono questi vampiri metropolitani di New York è il dolore altrui. Quindi cercano quello più del sangue, secondo me, Sì. È quella addirittura. dipendenza dal male, quella forma del male primigenia che ci domina e che in qualche maniera lui ha poi snocciolato in maniera varia nei suoi film, ma probabilmente insomma, The Addiction e Il Cattivo Tenente sono forse le due vette in questo senso. Io adesso non ho ancora visto il nuovo film. O meglio, mi dichiaro ignorante totalmente riguardo a ciò perché non ho visto, sta lavorando su Pasolini lui con Willem Dafoe, qualcosa del genere. Io devo dire la verità, che io adesso, perché poi lui cambia spesso idea, perché spesso i progetti C'era Padre finiscono Pio, cioè bene. c'era. Padre Dio, no? Esatto. Padre Dio con Shia LaBeouf voleva Ok. fare, Ok. perché lui sa molto di Padre Dio, chiaramente essendo da sempre interessato alla spiritualità, conosce proprio la figura di Padre Dio. Poi lui comunque ama l'Italia. Addirittura una casa a Infatti, Roma, dicevi, ma in insomma, Piazza Vittorio ha una Piazza casa. Vittorio, sì, lui Ok. e William Dafoe pure, e è interessato assolutamente a figure della nostra storia. Lui l'ha fatto fino a quando Pasolini l'ha fatto, Sì, su Pasolini. William Dafoe era perfetto, per l'altro, perché ha quel viso scavato che esatto. fisicamente poteva ricordare Pasolini. Ma insomma, per Ferrara Pasolini è un artista fondamentale, ha detto, perché in effetti hanno molti punti
tutti in comune. Pasolini forse era più dichiaratamente blasfemo perché voleva essere, no? Okay, sì, cioè, perché vabbè, aveva anche i piedi piantati in un ambiente italiano. Nell'Italia degli anni 70, che era un marte rispetto a quella di adesso, però aveva delle radici cattoliche, Pasolini, ma nello stesso tempo sentiva l'esigenza di processarli quelle radici, di cercare di capire a che punto, a che prezzo si debba essere cristiani. No, mi viene da dire. Tant'è vero che Pasolini, indipendentemente poi da quanto piaccia, non piaccia cinematograficamente il personaggio, eccetera, praticamente Pasolini è stata forse la persona artistica che in Italia hanno cercato di farsi salire tutti sul carroccio, poi buttandolo giù praticamente indiscriminatamente, perché vabbè, lui ha sempre mostrato di non volerci salire, giustamente, questo indipendentemente dalle posizioni, ragazzi, politiche. No, ma infatti Pasolini ebbe a dire che in realtà quello che non gli era stato perdonato non era il fatto che fosse omosessuale, ma che avesse una posizione, che avesse preso nella sua vita una posizione netta su molte cose. E questo mi era stato perdonato in un'Italia che era piccola così. Sì. Allora, come un po' anche adesso. Sì, è come fosse possibile che un omosessuale con le sue posizioni e con la sua visione della vita, peraltro, non fosse comunista. Questa è un'altra cosa veramente che probabilmente qualcuno non gli ha mai perdonato. Poi lui ha avuto un rapporto tempestoso con la sinistra, è stato anche espulso dal partito, quindi insomma, voglio dire, però dipendente da questo, lui per esempio ha fatto uno dei film più puri, mi passo il tempo, su Gesù, che è il Vangelo secondo Matteo. Quel tipo di bianco e nero che lui mostra si rifà una bellezza che lui riscontrava solo nel mondo antico. Lui diceva che il mondo antico, con la sua purezza primigenia, era da contrapporre alla volgarità dei tempi moderni, esatto, che erano profondamente insomma compromessi, ambigui, capito? Non aveva queste due dimensioni. Tu pensa se fosse vivo oggi Pasolini, io mi chiedo veramente che cosa io sempre me lo sono chiesto. Io credo che avrebbe vissuto malissimo, perché non avrebbe accettato, soprattutto perché molte delle posizioni che lui avrebbe potuto anche sostenere sono in realtà oggi trasformate in movimenti demagogici che servono a tutt'altro e che sarebbero ancora più di quanto li vedeva lui. Certo. Comunque, vabbè, ovviamente non voglio e non vogliamo fare politica, a Cinepatia si parla di cinema, però con Pasolini è difficile ovviamente. Ma c'entrava con Ferrara, perché l'ha sempre detto che è ammirato dal cinema e dalla figura di Pasolini. Senti, prima di passare a King of New York o a tutto quello insomma che ci verrà in mente di Abel Ferrara, anche perché ragazzi, Abel Ferrara ovviamente ha fatto molto più di 3 film, ma questa sera per gestire il discorso della dipendenza in termini di Abel Ferrara come persona e poi tradotta sullo schermo, e della dipendenza anche rappresentata dalle queste città incredibili che fanno il paio con i loro protagonisti, abbiamo scelto insomma 3 titoli in particolare. Però prima di procedere io volevo farti vedere una foto, perché a me torna in mente una cosa che ho visto in questi giorni e un paio di domande che ti volevo fare, perché questa foto a me ricorda molto una posizione alla Martin Scorsese. E adesso arrivo a chiederti quello che volevo chiederti, perché in realtà la domanda non arriva da me, ma arriva in termini cinematografici da una persona molto molto più degna, ecco, di dare pareri cinematografici di me e di molti di noi, credo, ovvero da Quentin Tarantino. Quentin Tarantino si è chiesto, ovviamente non è che si è chiesto, Quentin Tarantino si è chiesto e si è risposto, perché Quentin Tarantino ovviamente. È lui, certo.
cui però lui ha detto: io non ho mai visto una capacità di interpretare la città e di vivere la città nella violenza del profondo, ma anche delle piccole caratterizzazioni, più simile allo Scorsese, insomma, dei suoi delle sue rappresentazioni mafiose, fra virgolette, di Abel Ferrara. E per di più, così poi faccio come, insomma, quella famosa domanda di Roberto Baggio, non ti faccio mai parlare, faccio una domanda di un minuto e mezzo, perché almeno la chiudo, e ha rincarato la dose, cioè ha detto addirittura ci sono delle scene in King of New York e in altri film di Abel Ferrara in cui lui mi ricorda addirittura la caratterizzazione, la tempistica e la violenza fumettosa dei western di Sergio Leone. Cioè lui ha messo in Abel Ferrara Martin Scorsese e Sergio Leone in una botta, citando ovviamente sicuramente due suoi idoli, Leone probabilmente di più di Scorsese, anche per una questione di possibile come dire, confronto in tempo reale. Ecco, con Leone non era possibile un confronto in tempo reale per Tarantino. Ecco, cosa ne pensi di questa, di questa, queste cose? Beh, che ha detto Tarantino, penso che, allora, con Scorsese è chiaro che vengono viene da pensare dei punti di contatto, non fosse altro perché comunque i temi sono molto simili, sia quelli affrontati da Scorsese che quelli affrontati da Ferrara: la colpa, la redenzione, la religione, perché Scorsese era di Italy, perché il suo fondamentalmente comunque è sempre un racconto di parabola cristologica, cioè di un uomo o una donna che passano per un percorso di perizione per ritrovarsi, paradossalmente. Quindi sia Scorsese che Ferrara, che tutti in contatto, Ferrara secondo me è molto più deformato, o deforma molto di più espressivamente le sue figure. Walken in King of New York ha un look che ricorda quello di Nosferatu, sì. Sembra veramente un fantasma, un spettro, soprattutto in quel finale incredibile, senza spoilerare, in cui vaga per il traffico con questi impermeabili chiuso, insomma, quelle ultime scene, alcune delle ultime scene. Qui i capelli, anche secondo me, non sono stati fatti così a caso, sembra veramente uno spettro, un fantasma che è uscito di galera ma vaga in città come se fosse morto, e forse lo è interiormente, il tempo soprattutto. Sì, sì. Leone io ce lo vedo nelle corse che fanno loro, specialmente in questo film, ti ricordo, ci sono tutte scene in cui corrono scappando dai poliziotti, corrono, c'è Loris Bifun, c'è quella scena in cui sta correndo sotto la pioggia, insomma, ci sono varie scene. Me l'ha ricordato perché sembrano quasi di quelli. Credo che sia quello il punto. Mi spiego, cioè sono strutturati quasi come comunque dei confronti. Non dico che mi venga in mente il Triello, quello famoso di Leone, però mi viene in mente questo scontro non solo tra poliziotti e criminali, banalmente, ma proprio tra criminali fra loro. Sì, sì, sì. Gli stessi criminali fra loro, perché poi un altro grande tema è il tradimento. Nei film di Ferrara ci sono momenti in cui il protagonista, specialmente in film non più obbliga, si rende conto che è stato tradito dagli amici. Certo. Quindi alla fine, secondo me, quello dell'amicizia tradita è un tema che è molto forte in quel film. Pensa, c'era una volta in America. Vabbè, lì è veramente qualcosa di... C'era una volta in America, viene tra l'altro citato molto meno spesso di quelli che sono i western di Leone, ingiustamente. Non credo che ci sia un film di Sergio Leone che non sia citabile, insomma, alla pari, per quanto mi riguarda. Tra l'altro, vabbè, Tarantino in realtà aveva aggiunto qualcosa che tu hai definito, secondo me, meglio di Tarantino, perché tu l'hai definito... Beh, sì, perché tu hai detto giustamente, lui va a distorcere queste figure, va a trasformarle, quasi a renderle trasversali.
Tarantino si era praticamente permesso di dire semplicemente che lui aveva visto eccoci qua, vediamo adesso di recuperare le... ah, eccoci qua. Tarantino si era praticamente spinto a dire che aveva visto The King of New York come una sorta di Goodfellas in versione B-movie. Ora, definire King of New York B-movie è tarantiniano, però si può capire che cosa lui intenda in termini... Però io credo che lui intendesse dire perché per lo sporco, perché è un tipo di film dal suo punto di vista di ex commesso di videostore che ha visto molti film di serie B e poi di serie Z, è un film più sporco magari di quelli di Tarantino e di Scorsese, perché anche quelli di Scorsese lo so, ma quelli di Ferrara mettono proprio le mani dentro il marcio, dentro la depravazione, ecco. Anche in termini di ambienti, anche in termini di ambienti, del resto The Goodfellas parla di ambienti che sono sì di cafoni, ma sono cafoni che abitano praticamente nel lusso. Ma sì, perché secondo me era proprio diverso l'intento, fa quasi dell'antropologia Scorsese. Quando fa un film come Quei bravi ragazzi, entra nei rituali della mafia. Sì, Ferrara invece è interessato proprio alla depravazione, al male, ad indagarlo nel profondo. King of New York, ragazzi, è un film veramente... Vabbè, ma tutti e tre questi film che abbiamo citato questa sera sono qualcosa. Essential Abel Ferrara sicuramente, perché vabbè, poi il cattivo tenente per me in particolare, nonostante io ami Christopher Walken alla follia, il cattivo tenente è veramente un film che trasuda necessità di una redenzione che non arriva mai, cioè è qualcosa veramente di sì, no, famoso. Il cattivo tenente poi secondo me ha uno dei finali più sconvolgenti degli anni 90 del cinema di Ferrara, perché quella parte nell'indifferenza di tutti in una macchina ferma, mentre tutti continuano a vivere e finisce una vita nell'indifferenza di tutti, è un'immagine simbolo, quello è il male, l'indifferenza. E ce l'ha già svelato 35 anni prima, insomma, rispetto a quelli che sono i tempi di oggi. In questo caso un po' di spoiler, ragazzi, però del resto questo daremmo per scontato che l'aveste visto, ma in realtà poi tanto è un film che dovete vedere lo stesso se non l'avete visto, per cui vi abbiamo detto anche nella presentazione di Cinepatia che vi dicevamo, insomma, film che vanno visti, non vogliamo fare i democratici da questo punto di vista. No, non vanno visti, ma anche perché ci sono scene in cui sembra di vedere l'inferno. Sì. I tipi di angolazione, di riprese che fa Ferrara in, per esempio, Cattivo Tenente, quando riprende quegli androni dei palazzi o gli appartamenti nella semioscurità, sono qualcosa di veramente da vedere, eh? È un'esperienza da vedere. Sono da cineteca, come si suol dire, effettivamente. Assolutamente. Hanno a colpire anche senza quelli che sono i dialoghi e quant'altro. Ma secondo te Tarantino non aveva voluto tirare anche un po' parlando di Sergio Leone, a parlare di quelle cose che non si dicono perché vengono trasferite dall'interiorità dei personaggi? Questa è una domanda che faccio io, e anche al di là dei dialoghi. Adesso mi è venuto in mente per i dialoghi. C'è, vabbè, una interazione più massiccia dei dialoghi ovviamente in Abel Ferrara, vabbè, ma in qualunque regista rispetto a Sergio Leone praticamente. Quindi... Ma tu dici, nel senso, se ho capito bene, di esprimere quello che le persone hanno detto? Sì, esprimere senza neanche parlare, o con delle scene mimiche che sono ipertestuali, fra virgolette. Cioè, quella scena... Ma io credo che Ferrara abbia una capacità tra le tante incredibili di far parlare gli ambienti. Sì. Cioè, se mette un attore in un appartamento, è quasi come se facesse parlare più l'appartamento dell'attore. Sì. Perché l'appartamento è talmente fascente, puzza talmente di crepuscolo, di marcio, di sfacimento,
che anche se l'attore non parlasse, parlerebbe quello che c'è dietro, alle sue spalle. Sì. Quando c'è questa scena in cui Abigail si fuga, non so mica io se è più sconvolgente vedere quella scena o questo appartamento piccolo, questa stanza angusta con la ragazza che è lì con lui, che lo aiuta sì. a farlo, perché sa che lui senza non ce la farebbe, lo aiuta nella sua dipendenza. Dal suo punto di vista è romantica lei in quella scena, paradossalmente, perché se gli avessi detto, gli avessi proibito, lo avrebbe fatto stare male. Invece, aiutandolo, è come se stesse facendo, da un punto di vista di Ferrara, un atto d'amore. Sì, è come se stesse facendo un atto d'amore, esatto. Quindi... Tarantino, per chiudere, si è spinto a fare un parallelismo che, vabbè, in questo caso non si è affaticato tanto, ma ha detto ovviamente per me il cattivo tenente e Taxi Driver sono i due film più similari in ambiente metropolitano che si possano trovare nella storia del cinema. Sei d'accordo? Stasera poi chiamiamo Tarantino, non chiamiamo il diavolo. Sì, sì perché ho letto una, riguardo ho letto una cosa che secondo me è molto vera. Travis, il sì. tassista di Taxi Driver, Travis. Ho letto, ed è vero, sarebbe inorridito di fronte a quello che mostra Ferrara, sì, alle persone sì. che mostra Ferrara, perché voleva fare la polizia che poi esplode, sì. no? Taxi sì. Driver, sì. il Travis, voleva liberare le strade del Barcino, sì. mentre invece Ferrara mostra Ferrara la sua È come se Ferrara stia dando sia le persone che le scenografie per la necessità di rivolta di Travis Bickle, effettivamente è qualcosa. Sì, perché De Niro in quelle scene bellissime con la musica di Herman sta nel taxi e vede la città di notte, sì. ma non approva quello che no. vede. No. Ferrara, secondo me senza giudicare, mostra. Esatto. Questo è. E io da questo punto di vista non c'è la possibilità di fare un raffronto cinematografico, però forse l'approccio di Ferrara io personalmente lo apprezzo di più, se non altro perché l'approccio di Ferrara è privo di giudizio, come giustamente tu hai detto adesso. È incredibilmente privo di giudizio e rimette la responsabilità all'uomo. E come dire, facciamo parallelismo con quello che abbiamo detto all'inizio relativo al perché pecchiamo, no? Sì. Al perché facciamo il peccato, effettivamente. Sì, è una riflessione colta sulle radici del male, che non ha nulla di giudicante. Esatto. Un Ferrara veramente, veramente eccezionale. Io tu avrai puoi avere la fortuna di incontrarlo a Roma, magari, chi lo sa, perché magari se magari verrò a sapere che va alla sua casa di se ancora c'è la sua casa a Piazza Vittorio. Devo dire che sarebbe un mio grande desiderio, perché secondo me è una persona molto intelligente, sì. Una persona molto profonda, perché anche per il disturbo che ha avuto. Ma lui ha girato un documentario su Piazza Vittorio con Willem Dafoe, tra l'altro, che si può sì, quasi... Sì, ma lui gira documentari, un'altra di quelle forme di cinema che prediligere, perché secondo me è normale per lui. Se tu pensi che in alcuni suoi film c'è molto documentario, sì, ci sono molte sì. scene che documentano la città e il suo degrado. Quello sì. è documentario già. Sì, quindi... assolutamente. È sicuramente un regista multilivello, come dire, ed è decisamente da annoverare, insomma, fra i grandi maestri. Fra i più grandi, sì. Per me sì. Per me sì.
chi non lo avesse approfondito, chi lo volesse approfondire di più, so, speriamo che questa riflessione che abbiamo fatto sulla dipendenza a vari livelli sul cinema di Ferrara vi sia utile, perché secondo me, so, si parla magari spesso del singolo film piuttosto che del singolo attore feticcio, ma non si va cioè, di addiction la parola lo dice, qual è la radice perlomeno di alcuni dei film fondamentali di Ferrara, Di e quindi Ferrara. è fondamentale. Senti Alessandro, prima di andare in chiusura, io in realtà ti volevo fare una domanda diversa, perché gli amici recupereranno le puntate, eccetera. Io settimana scorsa abbiamo avuto qualche problema di tempi, eccetera. Vabbè, non siamo riusciti a fare la puntata assieme su Lars von Trier settimana scorsa. Io ho fatto una puntata sulla casa di Jack, su quello che è il, insomma, l'ho incastrata in un parallelismo settimana scorsa che ho fatto fra serial killer e artista, quindi l'ho sviluppata sia lì che all'interno della Botteguccia dei Sigilli, in cui ho fatto una puntata un pochettino più filosofico, fra virgolette, più filosofica, ecco, di confronto fra artista e serial killer. Beh, dimmi due parole su Lars von Trier, perché almeno lasciamo i nostri amici, insomma, due parole. So che è difficile, però solo due parole. Non è, no, infatti, mi scuso anzi per chi ci ascolterà perché chiaramente non è facile raccogliere un regista del genere in poco tempo, però se dovessi pensare adesso velocemente a una parola, per esempio, per descrivere lui, se per Ferrara ho detto colpa, redenzione, Scorsese, antropologia, per lui direi provocazione. Perché secondo me è un regista che l'ha inseguita per tutta la sua carriera. Però è una provocazione, ne ha fatto quasi una fenomenologia della provocazione. Lui. Addirittura nel modo in cui promuoveva i film, ti ricorderai che c'erano queste campagne promozionali provocatorie, no? Anche quella di Infomaniac è stata una campagna promozionale in cui c'erano rivolto degli attori nel momento in cui stanno al culmine dell'estasi sessuale, voglio dire, perché il film parlava di quello, era la storia di questa ragazza e del suo percorso nel sesso, di tutte le sue esperienze. Detto questo, poi lui comunque l'ha inseguita sempre, fin da quando ha fatto il nome Dogville, dove c'è Nicole Kidman che sta in questo specie di teatro di posa dove non ci sono scenografie, ma solo film nel suo pavimento, piuttosto che Idioti, dove ci sono delle scene arte, addirittura perché lui ha sempre detto a me sarebbe piaciuto dirigere dei porno. Quindi è una persona che ha nella testa la provocazione, il desiderio comunque di non rassicurare, ma di fare il contrario, di Esattamente. mettere quasi in difficoltà gli spettatori. Per cui, insomma, questo si vede in tutti i film che ha fatto dall'inizio, si vedeva dall'elemento del crimine e si è visto dopo in The Kingdom, The Kingdom, si è vabbè. visto, vabbè, The Kingdom poi vabbè, è un mondo come Sì. Twin Peaks, Sì, Bleach, insomma, esatto. lui, Esatto. ecco, è un altro di quei registi che ha concepito la TV per ampliare il discorso che aveva fatto il cinema. Sì. Ha rivoluzionato la TV, L'ha The utilizzata in maniera, mi verrebbe da dire, quasi orwelliana, per entrare effettivamente nelle coscienze di chiunque non lo aveva raggiunto dal punto di vista cinematografico. Ma poi inserisce dei tocchi fortemente provocatori, come per esempio far interpretare a due ragazzi down in delitto una specie di Eccezionale. È coscienza, bellissimo. Sì, no? sì, sì. Degli altri che in teoria dovrebbero essere i presunti normali, quindi ecco, Sì. oppure facendo il discorso provocatorio della rivalità fra danesi e Sì, 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 sì.
quei due ragazzi down che stanno a lavare i piatti nel sotterraneo e che commentano, tra l'altro commentano senza giudizio, commentano con quella spiritualità pura di cui abbiamo cercato di parlare anche stasera in Abel Ferrara, sì, di ricerca, che nessuno degli altri personaggi in The Kingdom effettivamente ha. No, perché gli altri, a cominciare da quel primario antipatico, hanno quel cinismo che gli viene pure dal tipo di lavoro e di luogo in cui lavorano. Certo. Loro fanno un lavoro che probabilmente è un lavoro dove vengono anche sfruttati, però comunque sono, conservano quella, non dico ingenuità, ma comunque non so, stupore, sì, di fronte a quello che stanno commentando. Esatto, esatto. A quello che accade. Ha fatto un grandissimo parallelismo, perché secondo me The Kingdom di Lars von Trier, in taglio ufficiale 3 ore e 48 se non ricordo male, è probabilmente originariamente televisivo, è probabilmente una delle poche cose paragonabili a Twin Peaks in termini di caleidoscopio di cose prese dentro. Ma sì, perché poi lui è una vita che affronta il tema dell'idiozia. Sì. Perché comunque gli idioti, parla di questo, parla di un gruppo di persone considerate mentalmente handicappate, comunque con degli handicap, che però trovano un modo per risalire alla verità delle loro esperienze, quasi fisica, alla verità, recuperano la fisicità dell'esperienza di vivere. Ti abbiamo perso un attimo, ripeti recuperano la fisicità delle esperienze di parte. Ah, ok. Va bene, ragazzi, aspetta, siamo arrivati in chiusura. Sì, sì, vai Alessandro, vai. Siamo arrivati in chiusura ti vedo. Di questa terza puntata su Abel Ferrara, una puntata, sì, che è andata veramente al centro di uno dei registi fondamentali che io quasi mi fa quasi fatica a definire un regista di Hollywood, perché è talmente fuori dalle dinamiche della Hollywood. Ma non lo è. Definire un regista di Hollywood Ferrara veramente è quasi nonsense. E, sì. Che dire? Ovviamente la puntata adesso andrà in diretta martedì sera, questa sera in premiere con live chat con Alessandro, e speriamo di continuare questo lavoro per le prossime puntate in compagnia, di costruire sempre qualcosa di piccato, sempre qualcosa di particolare nel cinema, che sia cinema da assolutamente da vedere. E vediamo un attimo che cosa la Botteguccia poi avrà da offrire giovedì, con un po' di rinnovamento. Sto preparando anche delle novità, insomma, sulle sigle, su un po' di robe. Io vi ricordo, come al solito, di iscrivervi e di mettere un like se vi è piaciuto il nostro lavoro, se vi piace il nostro lavoro, di iscrivervi al canale e di fornirci ovviamente qualsiasi tipo di suggerimento o di commento, che verrà preso in considerazione sia per creare delle puntate che per discuterne poi puntata per puntata. Beh, certo, mi raccomando, perché è il sale, quello che dite voi è il sale, assolutamente, esatto. Quello che scrivete ci consigliate. Esattamente, e niente, dai, allora andiamo, se vuoi dire un'ultima cosa, poi andiamo con la sigla finale, Alessandro. Dico solo che mi piace dire, per chi non l'avesse visto questi film che abbiamo citato stasera, di Abel Ferrara, di recuperarli, ma secondo me di recuperare tutta la sua filmografia, perché è esemplare, è un cammino esemplare quello che, sì, esatto, assolutamente. Benissimo, allora io ti ringrazio Alessandro, grazie mille per grazie essere stato con me, grazie a tutti quelli che ci seguiranno in premiere e poi ci guarderanno, certo, offline su tutte le piattaforme. Grazie tantissimo. E andiamo con la sigla finale e con Cinepatia, ci vediamo settimana prossima con il grande cinema che non può non essere visto. Ciao ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao, ciao, grazie, ciao a tutti.